Tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Spaccia droga davanti al bancomat per facilitare il pagamento delle dose agli acquirenti, ma viene arrestato dai carabinieri. Mobilitazione di un gruppo di persone per impedire lo sfratto di una famiglia. Il sindaco firma l'ordinanza, il carnevale sarà vietato usare gli ombrelli per prendere il getto di dolciumi. Più di 500 persone alla cena organizzata dal Fano Calcio con i tifosi, tra poco in diretta, uno speciale approfondimento. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Un giovane spacciatore, per facilitare il pagamento dello stupefacente ai suoi acquirenti, aveva pensato bene di vendere la droga davanti ad un bancomat e quindi anche davanti alle telecamere. Per agevolare il pagamento della droga aspettava i clienti davanti a un bancomat, trattava il prezzo, faceva prelevare il denaro e poi procedeva allo scambio. Non è stato facile per i carabinieri di Saltara avvicinarsi e documentare la consegna delle dosi senza essere visti. Addirittura alcuni spacciatori sono riusciti a disfarsi dello stupefacente appena avuta la percezione che vi fossero i militari nei paraggi. Inoltre, considerata l'assenza di sistemi di videosorveglianza in zona, i carabinieri si sono attrezzati di una telecamera installata nelle vicinanze del luogo prediletto dal pusher. A distanza sono riusciti quindi ad osservare l'uomo mentre arrivava. Dopo poco è giunto il cliente. Una breve trattativa tra i due e a seguire il prelievo di una banconota da 50 euro per pagare 3 dosi di cocaina. A quel punto le forze dell'ordine, con le prove filmate in mano, si sono avvicinati facendo capire loro che sarebbe stato inutile negare lo scambio. L'uomo, un 33enne del posto, è finito in manette in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l'assuntore segnalato alla prefettura. Continuano gli incontri nei quartieri in sicurezza promossi dal Proloco di Fano. Questa sera ad organizzarlo saranno la società sportiva Sant'Orso, il comitato genitori e l'ACLI con la collaborazione della parrocchia. All'incontro sarà presente il vicequestore aggiunto Stefano Seretti, che come di consueto farà conoscere ai presenti le pattuglie addette a vigilare i quartieri e darà loro anche qualche indicazione sul comportamento da adottare in caso di furti. La serata si terrà l'incontro nelle sale parrocchiali ed avrà inizio alle 21:15 circa. Allora, andiamo adesso a vedere per un istante, poi lo faremo più avanti nel corso del nostro telegiornale. Vedo infatti nell'altro monitor di servizio, ecco, sentiamo anche l'audio, la cena che è appena iniziata al Pesce Azzurro. 500 persone stanno cenando con la squadra del Fano Calcio. Ecco, ci torneremo tra poco nel corso del nostro telegiornale a collegare con Sergio Catalani che ci darà maggiori dettagli. Intanto andiamo avanti con il giornale, parliamo adesso del problema degli sfratti. Questa mattina un gruppo di persone appartenente ad un movimento locale ha manifestato davanti ad un'abitazione per impedire ad una madre con i suoi due bambini di essere sfrattati. Vediamo. L'emergenza casa continua ad essere al centro dell'attenzione, infatti nei primi 11 mesi del 2014 a Fano le richieste di esecuzione sfratti presentate all'ufficiale giudiziario sono state 94, mentre quelle di convalida per morosità 87. Rispetto al totale, almeno 46 sono stati eseguiti con l'assenza della forza pubblica. Martedì prossimo in consiglio comunale sarà discussa la mozione del sindaco Massimo Seri, che chiede al prefetto una proroga di 6 mesi per la persona o la famiglia sfrattata,
affinché possano affrontarlo nel modo meno traumatico possibile, ma soprattutto avere il tempo necessario per trovare una soluzione alternativa. Mozione aperta anche alle firme dell'opposizione, che a sua volta ha presentato un documento con diverse soluzioni. Stamattina poi l'assessore Samuele Mascarin ha proposto alla maggioranza una condivisione anche sulla proposta dell'opposizione, auspicando un voto unanime ad entrambe le mozioni. Oltre a quelle contenute in questi documenti, ne arrivano altre anche dall'Assemblea di Lotta per la Casa, che questa mattina ha effettuato un picchetto a metà Origlia con bandiere e striscioni nell'abitazione di una delle famiglie che subirà lo sfratto. Questo per porre sempre più l'attenzione sull'emergenza abitativa. Infatti sostengono a gran voce che nessuno deve rimanere senza casa o essere buttato fuori di casa. Abbiamo dato vita a questa proposta di moratoria che vuole far sì che gli sfratti vengano bloccati per almeno 6 mesi nel comune di Fano, e inoltre c'è anche altre proposte oltre al blocco degli sfratti, per esempio quello di far rientrare nell'elenco per l'assegnazione delle case popolari prima coloro, cioè gli sfrattati, e soprattutto che venga tolto il valore ISEE minimo nelle case a canone concordato, dal momento che con l'ISEE minimo di 5.000 euro vengono lasciate scoperte le classi che comunque avrebbero più bisogno di una tutela in questo momento. Avete fatto anche una raccolta firme? Sì, abbiamo fatto anche una raccolta firme con vari banchetti, il prossimo banchetto sarà domattina in città e abbiamo raccolto tantissime firme. Oltre a questo l'Assemblea presenzierà al prossimo Consiglio Comunale per controllare che la tematica venga affrontata nel modo in cui è stata presentata, quindi senza nessuna modifica. Si devono costruire case popolari, abbiamo altre miliardi di proposte da portare avanti che devono essere ascoltate, perché non è che questi 6 mesi sono 6 mesi, ci date il regalino e noi abbiamo finito, siamo a posto così. Questi 6 mesi servono per lavorare e sistemare la situazione. Ad appoggiare l'iniziativa oggi anche l'Associazione per i diritti dei lavoratori COBAS, una realtà che sta nascendo nel territorio regionale, che ha l'intenzione di aprire degli sportelli informativi anche a Fano con personale competente e che riesca ad intercettare coloro che dovessero avere problemi inerenti al lavoro, all'immigrazione o alla casa. Una moratoria però permette di respirare, permette alla gente che non ce la fa più di riuscire anche ad incontrarsi, organizzarsi e andare, come dire, a pretendere un nuovo piano per il diritto all'abitare nella nostra città. Noi chiediamo anche che le politiche che ci sono, i fondi regionali che vengono investiti su questa cosa, vengano investiti nella costruzione di nuove case popolari e nell'uso di quelle che ci sono in maniera molto più chiara e trasparente, che per adesso non è così. Nella sala della giunta il sindaco di Fano Seri ha incontrato il rettore dell'Università di Urbino Stocchi. Tra i temi trattati la possibilità di nuove collaborazioni e il rafforzamento di quella già attiva di Fano Ateneo. Avere un'università sul territorio è sicuramente un'opportunità e un valore aggiunto che l'amministrazione comunale di Fano vuole sfruttare appieno. Quello avvenuto tra il rettore dell'Università di Urbino e il sindaco di Fano è stato un incontro per scandagliare ogni possibile forma di collaborazione e capire quali opportunità future si possono aprire. Dall'incontro sono emerse tante opportunità, molti settori su cui collaborare, a cominciare dall'obiettivo che noi abbiamo, quello di rivisitare il piano regolatore, preceduto da un lavoro propedeutico che è quello di un piano strategico che non guardi soltanto la nostra città ma guardi il territorio. Contenuti e progettualità sono tutte da definire nel prossimo futuro, ma l'Università di Urbino guarda a Fano come un territorio su cui affrontare temi cruciali come semplificazione ed Europa, indispensabile per captare i fondi strutturali necessari. Questo per l'Università e credo per tutti il nostro territorio deve essere una priorità che in un qualche modo sarà anche la cartina di tornasole per verificare le nostre capacità progettuali. Quindi siamo davvero stimolati, è una sfida importante che dobbiamo affrontare con grande determinazione. E di progetti per ottenere fondi europei si è parlato anche questa mattina a Fano, nel Comune. A luglio dello scorso anno il Comune di Fano ha presentato un progetto, su suggerimento dei grillini, per reperire fondi ITI, e cioè per l'investimento territoriale integrato. Come Fano, altre 5 città marchigiane ne hanno presentato uno, tutti poi andati in commissione a Bruxelles nel mese di novembre. Purtroppo sono stati giudicati numerosi, la richiesta è stata quella di dimezzarli. Dunque saranno solo 3 i progetti che riceveranno i finanziamenti, di cui uno al nord delle Marche, uno al centro e uno al sud. I fondi che arriveranno nel corso
corso dei prossimi 7 anni si aggirano attorno ai 18 milioni di euro e la sua parte di circa 5-6 milioni. Fano la investirà per rendere agibile ad un numero più alto possibile di persone la Rocca Malatestiana, risolvendo il problema delle uscite di sicurezza. Poi al Sant'Arcangelo, nella parte dedicata ai giovani, ai servizi educativi e alla casa di riposo. Ed infine, nel caso in cui la cifra a disposizione dovesse essere sufficiente, verrà preso in considerazione anche il Museo Civico, per poterlo ampliare grazie ai locali di Palazzo De Cuppis. Ma non è finita qui. Infatti l'Europa vuole che la ristrutturazione di questi beni possa essere in grado non solo di creare aggregazione, ma soprattutto posti di lavoro. Il ragionamento è stato spontaneo, anche di natura politica, ragionare con il comune di Pesaro, quindi con l'area vicina, una progettazione integrata tra città, perché il futuro non è assolutamente il campanilismo, ma è avere un bacino territoriale. Come numero di abitanti Fano Pesaro può avere un peso molto importante anche in progettazione di bandi, quindi è nata una bella collaborazione. E a Pesaro c'è un ufficio Europa già stabilito, noi ci stiamo attrezzando e comunque tutto dovrà essere con un'apertura di mente che è anche un passaggio mentale importante. Le immagini della strage di Parigi sono state raccolte in un video e commentate dagli alunni dell'Istituto Volta e Archimede di Fano. A qualsiasi religione si appartenga, uccidere un uomo non è consentito. L'attentato in Francia a Charlie ha portato solo e inutilmente vittime ed ha portato più forza al giornale. L'Islam è una religione di pace, quindi i terroristi non sono islamici. Non esistono giustificazioni o motivi validi per dare una spiegazione logica a quello che è successo. Non dobbiamo generalizzare ed incolpare l'Islam. I terroristi non hanno niente a che vedere con la religione. Nessun Dio vorrebbe vedere compiuti questi gesti. E poi, in fondo, va detto che pensando a tutto quello che di brutto accade nel mondo e agli avvenimenti terribili a cui assistiamo abitualmente, il giorno dell'attentato a Charlie sembra solo un altro giorno di ordinaria follia. Questi sono solo alcuni dei pensieri che insieme ad articoli di giornali e immagini drammatiche di quei momenti sono stati raccolti in un video girato e montato nei giorni scorsi. Il dialogo come antibiotico per l'incomprensione, la violenza, il pregiudizio e il convincimento degli alunni di fronte alla follia ideologica emersa dai recenti fatti di cronaca. Dopo essersi confrontati con altri ragazzi musulmani che frequentano l'istituto professionale Volta e il tecnico Archimede di Fano, hanno deciso di realizzarlo per raccontare, per esprimersi, per riflettere e per non dimenticare. Io credo in Dio, credo nell'Islam e penso che la violenza non serve a niente. Questo progetto è stato comunque creato dalla professoressa Mirante e dalla professoressa Siegel, che fa parte dell'associazione, il progetto dell'intercultura. E siamo stati chiamati tutte le diverse classi all'interno della nostra aula e abbiamo parlato di comunque dei fatti che sono venuti dopo la tragedia, essendo comunque ragazzi islamici. Com'è stata questa esperienza? È stato un progetto molto specifico riguardo l'islamismo, è stato molto importante perché per la prima volta ci siamo messi seduti a un tavolo e abbiamo discusso dei reali fatti e comunque la nostra situazione all'interno anche della scuola. Mi chiamo Kubra, sono musulmana e volevo solo dire che non si può rispondere con la violenza. Qual è stato il concetto che è uscito da questi incontri? Allora, è uscito che noi musulmani non siamo tutti rappresentati da questo movimento estremista, tanto che non bisogna confondere l'Islam con l'estremismo, benché sono due cose molto diverse e da non prendere molto alla leggera. Tu invece come ti sei sentito durante questo progetto? È stata un'iniziativa molto positiva perché potevamo dire la nostra al riguardo e non farci rappresentare a loro. Mi chiamo Davide Andoi, sono musulmano e sono praticano. Volevo solo dire che noi musulmani siamo contro il terrorismo. E noi abbiamo degli istituti in cui è presente una forte componente studentesca islamica e così abbiamo deciso di dedicare un tavolo di discussione raccogliendo proprio le loro emozioni, le loro sensazioni di fronte a quest'ondata di follia ideologica che ha invaso l'Europa e non solo. Sono musulmana e sono pacifista. Anche se uno ti uccide, tuo fratello, tua madre, chiunque, te non lo devi uccidere, ma lo devi perdonare. Ok, quindi... Perché sarà... Te magari sarai fortunato in un'altra vita, ma lui verrà giustiziato da Dio, non da te. Non sei te che decidi chi uccidere e chi no. Sì.
Dopo il TG potrete vedere il video integrale. La gestione del bar all'interno della Mediateca Montanari cambia gestione e viene affidata alla cooperativa Gerico, che propone prodotti biologici, soprattutto a chilometri zero. Ci saranno snack, patatine, lecca lecca non di marca ma bio o ecosolidali. Non ci saranno lattine di Coca-Cola ma di Guaranito, un prodotto simile che deriva dalla pianta del Guaranà. Si potrà inoltre bere il caffè di una cooperativa di Bellocchi, acquistare il succo di mela importato da Montepulciano, le arance da Matera, le paste e pasticcini da Saltara. Oltre a questo si sta pensando di organizzare delle attività di laboratorio con i bambini per preparare la merenda con frutta e yogurt. Si baserà dunque sul rispetto della ambiente, sulla sana alimentazione, ma anche sulla cultura, il nuovo progetto della cooperativa Gerico, che ha preso in gestione il Memo Caffè, il punto di ristoro interno alla Mediateca Montanari, e che inaugurerà domani alle 16.30. Venendo da un mondo cooperativistico, solidaristico, abbiamo colto l'occasione per ampliare un po' i nostri ragionamenti, le possibilità di collaborazione che vanno nella direzione di essere anche un servizio non solo imprenditoriale ma con una forte valenza sociale sul territorio, anche perché questo ci consente di incrementare e arricchire l'offerta culturale per i nostri cittadini. Infatti Gerico non intende limitarsi alla gestione del bar, ma vorrebbe contribuire alla programmazione delle attività culturali all'interno della Mediateca. Ad esempio sta pensando ad una serie di appuntamenti per diffondere la filosofia che li caratterizza da ben 18 anni, e cioè la cooperativa sociale, la filiera corta, i prodotti biologici e il commercio ecosolidale. Ci potrà permettere di portare i nostri prodotti e far vedere che un'altra possibilità di scelta, quindi più consapevole verso il commercio ecosolidale, verso il biologico, è possibile con gli stessi prezzi. Oltre a questo è possibile anche il reinserimento di persone che hanno delle difficoltà. Certo, come cooperativa sociale noi abbiamo come mission sempre prioritaria l'inserimento di ragazzi con fragilità psichica, e anche lì sarà un'occasione per fare delle prove. Domani alle 18.30, sabato alle 18.30, l'Accademia degli Scomposti Circolo Città di Fano presenta, per la rassegna Sabati Scomposti in Musica, il concerto dell'illustre tenore Patrizio Saudelli, accompagnato con la fisarmonica da Daniele Rossi. Gli artisti allieteranno i presenti con una decina di brani del repertorio lirico classico interpretati in duetto, in un duetto inedito. Iniziativa organizzata in collaborazione con il Conservatorio Rossini di Pesaro, il maestro Sauro Nicoletti. L'evento è libero ed è aperto a tutti. E adesso parliamo del carnevale. Non solo Moretta e romanità, quest'anno il carnevale di Fano avrà il compito di esaltare un'altra eccellenza tutta fanese, il brodetto di pesce. In tutte e tre le domeniche di festa, l'1, l'8 e il 15 febbraio prossimo, il pallabrodetto sarà reindiscusso di Via delle Rimembranze in zona Pincio. Quest'anno il Carnevale vuole esaltare tutte le eccellenze locali, quindi non solo la romanità e la moretta, ma anche il tradizionale piatto fanese preparato con il pesce povero dell'Adriatico, simbolo di quella marineria che ha reso celebre la città. Questo sarà possibile grazie all'arrivo dello chef del Festival del Brodetto. Il brodetto sfila nelle immagini del Carnevale, ma era giusto che ci fosse anche nella degustazione. Allora mi hanno detto: ti piacerebbe o ti impegni a fare un punto di ristoro del brodetto? E allora io ho pensato proprio al palabrodetto, richiamandoci all'estate, al Festival del Brodetto, dove c'è il palabrodetto, dove anche quest'estate appunto abbiamo fatto scuola di brodetto, dove molti hanno partecipato, e quindi ci siamo richiamati sulla stessa cosa, palabrodetto, quindi brodetto per tutto il periodo del carnevale. Le due manifestazioni infatti hanno stretto una collaborazione per cui gli ospiti del carnevale potranno non solo gustarsi già da stasera e da domani sia a pranzo che a cena la zuppa di pesce più famosa d'Italia preparata da Daniele Bocchini, ma come accennato anche ammirare tra gli altri un carro dedicato proprio al brodetto. Il brodetto finalmente è entrato a far parte nella mentalità di questa città a tutti gli effetti, non solo nel periodo di settembre-ottobre, che comunque sono periodi di bassa stagione, è entrato anche nella mentalità dei fanesi e di tutti coloro che vogliono gustare questo piatto tutto l'anno. Perciò oggi, come ho già detto in precedenza,
troviamo il piatto sia nei menù di tutti i ristoranti di pesce di Fano e questo ci può solo dar piacere. Il carro realizzato da Daniele Mancini Palamuni e disegnato insieme a Gianluca Esotti si intitola Te dag il brudet, in italiano Ti do il brudetto. Il nome gioca sulla forma dialettale che in fanese significa anche Ti do una sberla. È questo che lo chef esclama durante la preparazione della pietanza mentre cerca di districarsi ai fornelli alle prese con i pesci che ovviamente fanno di tutto per non finire in pentola. La Carnevalesca ha chiesto la nostra partecipazione e nello spirito di integrare tutte le manifestazioni più importanti della città e fare sinergia, pubblicizzare le altre iniziative, perché quello che è importante è pubblicizzare la nostra città. Deve essere riconosciuta per il Carnevale, per il Brodetto, per le altre manifestazioni importanti che facciamo. Ed è un brand che dobbiamo spendere verso l'esterno. Noi abbiamo bisogno di turisti e il nostro è su lì che noi contiamo, sul turismo. E per continuare la collaborazione, il pupo di Cartapesta dedicato poi farà bella mostra di sé a settembre, nel bel mezzo del Lido, durante i giorni del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce. Ma il festival si è meritato quest'anno anche una menzione speciale da parte della Regione Marche. Sarà infatti una delle poche manifestazioni del territorio a potersi fregiare del logo Marche Expo ed entrare dunque a far parte del grande circuito. Continuiamo a parlare del Carnevale perché in tanti hanno accolto con favore la decisione del sindaco di Fano Seri di vietare l'uso degli ombrelli e delle bombolette spray al Carnevale. Il sindaco ha infatti firmato un'ordinanza che per motivi di sicurezza vieta appunto l'utilizzo di pericolosi ombrelli e fastidiosissime bombolette spray. Ora bisognerà vedere in quanti osserveranno questa ordinanza e soprattutto quante multe faranno i vigili a chi non rispetta le regole. Ok, allora adesso andiamo di nuovo al Pesce Azzurro, dove dovrebbe essere collegato con noi Sergio Catalani, con il presidente, vedo, si è intravisto il presidente del Fano Gabellini. Allora, buonasera Sergio, come sta andando questa cena? Sì Marco, buonasera a te e buonasera a tutti i telespettatori. Diciamo che 500 persone stanno gremendo i locali del Pesce Azzurro, c'è naturalmente tanto entusiasmo, i tifosi con sciarpate incredibili e cori diciamo da Champions League. Direi Marco che va veramente alla grande, tutto fila alla perfezione, massima organizzazione e è presente anche il sindaco Massimo Seri con l'assessore allo sport Caterina Del Bianco, che poi magari intervisteremo nel corso della serata. Intanto ecco, io sono con il presidente dell'ALMA Claudio Gabellini, che fa un po' gli onori di casa. Presidente, direi una serata perfetta, ben riuscita, tutte le componenti al posto giusto e anche un coro dei tifosi che non si sentiva da anni. Presidente, grazie di tutto. Ecco. Beh, fa piacere vedere queste cose, ovviamente l'entusiasmo adesso è alto, siamo contenti, è una bella stagione, bisogna viverla fino in fondo, ancora è lunga peraltro, ci sono ancora 14 incontri da affrontare. La penalità di 6 punti non ci impressiona in questo momento. Non si molla quindi, Presidente. Siamo confidenti, come si dice. Ringraziamo il Presidente Gabellini e lo congediamo altri obblighi naturalmente, mentre noi avviciniamo il Sindaco di Fano Massimo Seri, che ringraziamo naturalmente per la gentilezza, già si inizia a mangiare e quindi ecco, abbiamo sottratto il Sindaco all'antipasto. Ecco, il Sindaco di Fano è da sempre comunque un tifoso dell'Alma e ha sempre seguito diciamo da vicino le sorti della prima società diciamo sportiva della città e anche stasera non è voluto mancare a questa festa, diciamo ecco, io la definirei festa perché veramente non si può ecco definire in altro modo. Sindaco. Sì, da ragazzino che seguo il Fano Calcio, l'Alma Juventus, devo dire che questa è una bella festa, nata in poco tempo ed è la dimostrazione, questa grande partecipazione, dell'affetto che la città e i tifosi hanno nei confronti della squadra. E devo dire, sono molto contento perché specialmente i Panther stanno dando uno spettacolo e una vicinanza ai giocatori, alla squadra, ma soprattutto al presidente
che sta dando il cuore a questa società e verso il quale come sindaco sono molto, molto grato, perché non è facile trovare presidenti, dirigenti come patron Gabellini. Naturalmente non è la serata sicuramente adatta, ma sarà motivo anche di magari una chiacchierata anche con lei, con l'amministrazione, per reperire magari nuove forze per dare una mano all'Alma. Gabellini dice sempre: l'Alma non è mia ma è di tutti ed è un patrimonio della città. Sì, è un patrimonio della città, un patrimonio sportivo. Giustamente veniva ricordato anche nella domanda che è la prima squadra sportiva della città, e quindi bisogna essere vicini al presidente, bisogna anche aiutarlo magari a trovare qualche altro compagno di viaggio, perché l'impegno è importante, ma soprattutto quando c'è passione e amore verso la città, verso lo sport, come sta dimostrando il presidente, bisogna essergli vicini. Ringraziamo il sindaco di Fano Massimo Seri, lo congediamo, ecco, che gli auguriamo buon proseguimento di cena. Ecco Marco, io direi per il momento di chiudere qua il collegamento. C'è davvero tanto tanto entusiasmo, e i 6 punti dalla Battistrada Maseratese paiono non sentirsi questa sera. C'è grande euforia e in tutti c'è veramente la convinzione che questa squadra, questa società, questi tifosi riusciranno a fare grandi cose, poi naturalmente vinca il migliore come lo sport insegna. Bene, grazie a Sergio Catalani, con il quale torneremo a collegarci tra poco nell'approfondimento che seguirà subito dopo la pubblicità. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.